Le 7:31 minuti, 7 secondi in questo istante di venerdì 19 dicembre. Buongiorno e benvenuti a quest'ultimo appuntamento della nostra programmazione settimanale. Un appuntamento che prelude a un weekend ricco di attese e di preparativi per le festività natalizie ormai imminenti. Ma prima di immergervi nelle vostre attività quotidiane, restate insieme a noi, fermatevi per la prossima mezz'ora che noi cercheremo di rendere il più possibile utile e interessante con tutto il meglio dell'informazione firmata RAI. Innanzitutto accompagnateci nella passeggiata virtuale tra i nostri centri che questa mattina prevede di dare uno sguardo al risveglio di Potenza. Ecco qui una bella immagine dell'alba sul capoluogo e poi la cartolina di Matera, piazza Vittorio Veneto, inondata dai primi raggi del sole. Ma il nostro tour sul territorio non si ferma alle webcam perché le nostre telecamere esterne questa mattina sono a Lago Negro per documentare un importante evento legato alla dieta mediterranea, ma ci racconta tutto in diretta Roberto Viggiani. A te Roberto. Sì, in questo fine settimana a Lago Negro si celebrerà il Festival della Dieta Mediterranea. Noi stamattina insieme a due chef, a Biagio e a Pino Golia, cercheremo di parlare, di affrontare i temi principali, soprattutto di farvi conoscere più da vicino la dieta mediterranea. Vedete inquadrati due cesti con verdura, soprattutto l'olio extravergine di olive, perché sono gli ingredienti principali della dieta mediterranea, soprattutto l'olio extravergine. Sì, buongiorno a tutti voi. L'olio extravergine d'oliva, che è il principe appunto della dieta mediterranea, perché abbassa addirittura il colesterolo e si dice che abbassa del 50% le malattie cardiovascolari, essendo ricco di grassi monoinsaturi. Sì. Naturalmente non solo di olio extravergine, di verdura, ma di tutta la dieta mediterranea e del Festival della Dieta Mediterranea Lago Negro parleremo nel corso del secondo collegamento. Ti restituisco la linea. Grazie, noi qui in studio diamo uno sguardo al calendario. I santi del giorno sono San Diego e Santa Fausta. Poi l'almanacco ci dice che il sole è sorto alle 7:31 e che tramonterà alle 16:45. Lo abbiamo visto splendere su Matera, albeggiare anche su Potenza. Come sarà la giornata di oggi? Ce lo dice il nostro esperto Germano Di Leo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Regione. L'anticiclone delle Azzorre, che è la figura barica che porta bel tempo sul Mediterraneo e che è stato latitante durante il periodo estivo, ebbene ha deciso di mettere dimora proprio in questo periodo pre-natalizio. Quindi ci aspettano giornate soleggiate, tempo stabile, almeno fino a Natale, anche se ci sarà un piccolo disturbo nella giornata di domenica. Lo vediamo dalle immagini del satellite, un Mediterraneo sgombro da nubi, ci sarà un primo passaggio nuvoloso nella giornata di domani che non darà nessun effetto dal punto di vista delle precipitazioni e poi abbiamo detto domenica un piccolo invece qualche precipitazione. Ma vediamo qual è il tempo previsto allora per la giornata di oggi, un tempo all'insegna del cielo poco nuvoloso, quasi sereno su tutta la regione, per una ventilazione dai quadranti settentrionali deboli e mari che si presenteranno da poco mossi lo Ionio fino a mossi il Tirreno. Vediamo il quadro delle temperature, rigide nel primo mattino, soprattutto lungo le valli, abbiamo 2 gradi a Potenza e 6 a Matera per le minime, 12 la massima su Potenza e 15 a Matera. A più tardi per le previsioni per il fine settimana. Bene, buone notizie sul fronte del meteo. Andiamo a scoprire com'è la situazione sulle principali arterie viarie lucane. Ci colleghiamo in diretta telefonica con la Polizia Stradale dove ritroviamo l'assistente Antonio Potenza. Buongiorno. Buongiorno, la situazione aggiornata della viabilità a qualche minuto fa vede sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza il traffico è scorrevole, raccomandiamo prudenza nell'approssimarsi e nell'attraversare i tratti cantierizzati dove sono presenti restringimenti e scambi di carreggiata. Sulla 3 Salerno-Reggio Calabria al momento il traffico è in intensificazione su entrambe le carreggiate. Sulla viabilità ordinaria si segnala la chiusura della variante 95 Tito Brienza dallo svincolo di Tito allo svincolo di Satriano dalle ore 22 di questa sera alle ore 6 di domani mattina.
per quanto riguarda i servizi di controllo della velocità previsti per oggi, saranno effettuati sull'A3 Salerno-Reggio Calabria e sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza. E con questo è tutto, vi restituisco la linea. Grazie alla Polizia Stradale. Quando sono le 7:36 minuti 22 secondi arriva il nostro notiziario. In primo piano la cronaca giudiziaria. È così, Teresa Fabbricatore, buongiorno a te. Sì, grazie, buongiorno. Effettivamente la cronaca giudiziaria con al centro il San Carlo di Potenza. Dopo le decisioni dell'azienda ospedaliera di licenziare due medici, la procura ha chiesto il giudizio immediato per i tre medici coinvolti nell'inchiesta giudiziaria. Grazie a Napoli. È quasi certo che il GIP del Tribunale di Potenza accoglierà la richiesta del PM Anna Gloria Piccinini di procedere con il giudizio immediato, saltando dunque l'udienza preliminare, per i tre cardiochirurghi del San Carlo coinvolti nell'inchiesta giudiziaria sul caso di Elena Presta, la donna calabrese di 71 anni, morta in sala operatoria nel maggio del 2013. Il primario Nicola Marraudino e due cardiochirurghi Michele Cavone e Matteo Galatti dovranno rispondere di omicidio colposo e falso. Galatti era in sala operatoria anche se aveva terminato il suo turno, la sua presenza non è documentata, i registri sarebbero stati manomessi. Chiuse dunque le indagini avviate dalla procura a novembre 2013 dopo una denuncia anonima, ad aprile 2014 l'autopsia che non ha escluso l'errore umano, a fine agosto la pubblicazione poi acquisita dai magistrati di una registrazione audio. Due medici, Michele Cavone e Fausto Saponara, parlavano di un presunto omicidio in sala operatoria. I due ora sono stati licenziati dal San Carlo. La Ronda di Potenza e il Cavò sotto sequestro per un ammanco di 7 milioni di euro. I sindacati hanno chiesto un nuovo incontro al prefetto di Potenza. Intanto continuano le verifiche della Banca d'Italia, istituti di credito ed uffici postali a corto di contanti. Crisi del settore artigianale. Nel 2014, fa sapere la Confartigianato, in 48 comuni della provincia di Potenza non c'è stata alcuna nuova iscrizione alla Camera di Commercio. L'anno si chiude con un saldo negativo di 165 aziende in meno. Nessuna contaminazione radioattiva nella discarica di Atella, lo ha reso noto il sindaco Nicola Telesca, citando il rapporto dei Vigili del Fuoco dopo l'episodio del carico di rifiuti bloccato al termovalorizzatore Fenice di Melfi per la presenza di iodio 131. Si lavora al nodo complesso del Gallitello di Potenza, posizionate dalle gru 8 grandi travi per la realizzazione del viadotto che scavalcherà la linea ferroviaria. L'opera dovrebbe essere completata per giugno-luglio 2015. Inaugurata a Matera l'aula di ascolto protetto per i minori, una stanza colorata dedicata ai più piccoli che potranno essere sentiti in condizioni di maggiore sicurezza. Ed è tutto, ora c'è la rassegna stampa. E andiamo a leggere il titolo che apre il Quotidiano del Sud. Ci riprovano a scippare la Corte d'Appello, dice il Quotidiano. Poi spingono i comuni a chiedere l'IMU agli agricoltori e l'Abruzzo fa pure sarcasmo su Pittella. Un'analisi generale sulla situazione in Basilicata di Spala. Tra le notizie segnalate una curiosità. A Campomaggiore un turista colto da malore e salvato dai passanti rivolge un'appassionata lettera di ringraziamento ai cittadini. Andiamo a sfogliare le pagine interne. L'Expo 2015, vetrina a peso d'oro, si parla della partecipazione della Basilicata alla manifestazione di Milano, all'Expo. La regione spenderà 3,1 milioni di euro ma manca la totale copertura finanziaria. Non solo lo stand a Milano, si investe anche su tanta comunicazione e t-shirt. Poi passiamo alla cronaca dal Lago Negrese, la polemica senza fine sul Mercure. Libera in campo al fianco degli ambientalisti, gravi ripercussioni sull'ambiente. Il comitato per il sì però non molla e dice è un'opportunità per questo territorio. Andiamo a sfogliare la Gazzetta di Basilicata. Qui il titolo è dedicato alla cronaca giudiziaria. Donna morta al San Carlo, PM i tre medici a processo. Marraudino, Cavone e Galatti indagati per omicidio colposo e falso. Il PM di Potenza Anna Gloria Piccinini chiude le indagini e chiede il giudizio immediato.
Di spalla il caso a Scanzano, in 12 giorni terza rapina con le armi, ancora una rapina a mano armata e la terza nel giro di 12 giorni, questa volta il bersaglio è un distributore di carburante all'ingrosso. La fotonotizia, centropagina, acqua, la Puglia deve alla Basilicata 75 milioni e il credito lucano legato alla fornitura e ai costi sostenuti della risorsa idrica. Andiamo a sfogliare le pagine interne. Qui da vaglio il caso, le pale eoliche della discordia. Sette anni fa autorizzazione negata, gli impianti nel terreno confinante tutto ok. Nel 2007 il no al fotovoltaico a causa dell'impatto sul paesaggio e gli scavi archeologici. Nel 2012 un analogo progetto ha avuto il via libera ed è ora polemica. Sia l'opera, di cui è progettista l'architetto Donata Maria Rosaria Margiotta, mugugni che si riverberano sulla sezione del PD. Siamo alla Nuova del Sud. Corte d'appello ci riprovano, il titolo d'apertura. Un nuovo disegno di legge prevede l'accorpamento per le regioni con meno di 1 milione di abitanti. Equivarrebbe a una soppressione della Basilicata. Pittella dice daremo battaglia a Sant'Arsiero a difendere l'autonomia regionale. Le polemiche sull'articolo 38 dello Sblocca Italia. L'Abruzzo conferma impugneremo. La mediazione di Pittella non ha funzionato. Una fotonotizia a centropagina ci ricorda il presidio dei dipendenti della Vibac di Viggiano, Vibac 185 in mobilità e 45 giorni per non chiudere, partito quindi il presidio ad oltranze. Andiamo a sfogliare le pagine interne. Da Potenza, dopo il dissesto ecco i primi rincari dai nidi alle mense fino agli impianti. Via libera in giunta, palla ora alla commissione e poi al consiglio, larghe intese, se ne parla a gennaio. Oggi come ogni venerdì abbiamo una rassegna stampa più ampia, ospitiamo i commenti di un direttore di un giornale locale, oggi è appunto il direttore della Nuova del Sud, Mimmo Parrella, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Sono parecchi gli argomenti che sono in questione oggi sui giornali. Meno male. Beh, si va dalla situazione generale in Basilicata, quindi questa ipotesi continua di spending review di tagli alla regione, c'è il rischio proprio di un depauperamento, di una perdita di importanza della regione, se fosse vera questa perdita anche della Corte d'Appello, di questi altri presidi importanti? Ma a quanto è dato capire la Corte d'Appello non è uno dei tanti uffici o addirittura una direzione, una poltrona per qualche direttore o dirigente, la Corte d'Appello rappresenta qualcosa in più. Chiuderla significherebbe, a quanto ci dicono gli esperti, anche la direzione distrettuale antimafia, il tribunale dei minorenni, la Corte dei Conti, cioè significa, lo capiscono tutti, veramente un impoverimento della regione, ma poi significa già uno smembramento. Pochi giorni fa noi abbiamo anche pubblicato l'ipotesi del governo di accorpare le regioni, sarebbero salvaguardate la Puglia e la Campania, la Basilicata sarebbe accorpata alla Calabria, cosa abbastanza strana per la Basilicata. E chiudere la Corte d'Appello significherebbe, come ha detto anche Pittella, anche Sant'Arsiero, un attentato all'identità di questa piccola Basilicata, del resto non avendo 1 milione di abitanti può subire questo ed altro. È un altro fiore a quello della regione, si è prestato l'ospedale San Carlo, l'ospedale del capoluogo, c'è il rischio che questi scandali mettano in pericolo l'immagine dell'ospedale, come ha anche sottolineato il provvedimento di ieri dell'ufficio disciplinare, ecco, questi medici hanno minato l'immagine dell'ospedale. Il rischio ovviamente è realtà, l'immagine è stata minata, però bisogna, come dire, guardare avanti. Adesso è una questione giudiziaria, c'è la magistratura che sta intervenendo, ci sarà a brevissimo un processo, l'avete detto anche voi, ci sono stati dei licenziamenti per un reparto. Il San Carlo per fortuna è qualcosa di più importante, non solo per Potenza, per la Basilicata, ma anche per le province limitrofe. Ci sono anche casi, soprattutto casi di buona sanità, che non possono essere oscurati da un singolo gravissimo episodio.
In conclusione, direttore, da un lato ci sono delle prospettive che potrebbero essere una vetrina per la Basilicata, l'Expo Matera 2019, dall'altro carenza di fondi, perenne rischio, emorragia, tagli. Che cosa bisogna fare? Rischiare, buttarsi, investire o essere parsimoniosi? No, non farmi fare il politico, che non sono capace. Di sicuro la Basilicata ha carenza dei fondi, non direi. Diciamo la verità, i fondi, soprattutto i fondi strutturali, quelli comunitari, ce ne sono e ce ne sono stati e ce ne saranno a IOSA. L'importante è saperli spendere bene. C'è la vetrina dell'Expo, ma bisogna saperla cogliere. Noi abbiamo scritto qualche giorno fa che c'è stata la fiera dell'artigianato a Milano con 1,5 milioni di gente che è andata a vederla, e c'erano appena 5 stand della Basilicata. Anche voi stamattina avete parlato di artigianato con le camere di commercio che registrano una chiusura drammatica di partita IVA. Le opportunità ci sono, bisogna saperle cogliere. Questo deve fare la politica, ma deve fare anche la società. Grazie direttore, grazie a voi per il suo intervento. Vediamo invece che cosa segna la nostra agenda per il prossimo weekend. Oggi a Potenza dalle 16.30 in poi, Parco dell'Europa Unita, Lucania che Natale, Caldarroste, musica, delizie natalizie e poesie sotto le stelle. Prosegue anche domani. Sempre oggi, ma a Doppido Lucano, dalle 17, Cineteatro Badià, al via il primo festival del cortometraggio. Ancora a Potenza dalle 19, CSV a luci spente, iniziativa di Emergency per la Palestina, seguire spettacolo di clown, magia e mercatino solidale. Ancora oggi alle 21, Teatro Duni, concerto della banda musicale della Polizia di Stato. Domani ad Avigliano alle 9.30, Istituto Comprensivo Plesso Spaventa Filippi, manifestazione diverse opportunità. Ancora domani a Matera alle 18, Madonna delle Virtù, inaugurazione dei presepi di Pierfrancesco Mastroberti. Domenica a Matera dalle 15.30, Iazzo Gattini, solstizio d'inverno, racconti astronomici, momenti letterari, proverbi ed usanze. Se siete alla ricerca di un'occupazione, è il momento di prendere carta e penna, perché arrivano gli annunci selezionati per voi da Grazia Napoli. Pegaso Ingegneria ricerca Project Manager. Il candidato sarà inserito in un team già consolidato. Sarà data priorità a chi ha già esperienza lavorativa nel settore. Si offre un contratto e inquadramento commisurati alla competenza e all'autonomia del candidato. Si richiede impegno full time presso i cantieri in Italia. Requisiti minimi: laurea o laurea breve in ingegneria o architettura. Conoscenza di programmi di project control come Microsoft Project e Oracle Primavera P3 o P6. Buone capacità organizzative e relazionali. Ci si può candidare inviando il curriculum vitae alla email lavoro@pegasoingegneria.it con oggetto CV Project Control. Non è indicata la data di scadenza. L'inserzione è sul sito www.pegasoingegneria.it. Per maggiori informazioni rivolgersi al Centro Europe Direct Basilicata consultando il sito www.synergy-net.info nella sezione Buongiorno Regione, scrivendo a euronet2004@virgilio.it o telefonando allo 0971 23 300. Riapriamo la nostra finestra sul Lago Negro, su profumi, sapori e valori della dieta mediterranea. Linea Roberto Viggiani. Sì, allora la pasta, come vedete, ma anche i legumi, la frutta secca, la verdura, la frutta, insomma abbiamo cercato di riproporre quella che è un po' la piramide della dieta mediterranea, che è un bene immateriale dell'UNESCO a partire dal 2010. Chef Pino Golia, manca però la carne. La carne non è assente nella dieta mediterranea, però va usata con grande parsimonia. Infatti dalla dieta mediterranea, benché ci siano le carni bianche e carni rosse, le carni bianche una volta a settimana, mentre le carni rosse una volta al mese, anche perché allo stesso modo il pesce una volta a settimana, latticini, uova
Vanno usati con parsimonia, perché soprattutto questi prodotti non vanno mischiati tra di loro, carne, pesce, carne, formaggi. Beh, certamente, specialmente carne, formaggi, anche perché, come si diceva inizialmente, la dieta mediterranea si basa principalmente su carboidrati, su fibre e fortunatamente anche di acidi grassi monoinsaturi. Sul tavolo vediamo anche una bottiglia di vino, è presente però nella piramide e all'ultimo posto. Sì, all'ultimo posto, anche se si credeva già nel IV secolo avanti Cristo, Ippocrate lo prescriveva sia per curare le ferite come diuretico. Però è stato sfatato questo mito. Ricordiamo che il padre della dieta mediterranea è il dottor genovese Lorenzo Piroddi. Allora, Lago Negro in questo fine settimana celebrerà la dieta mediterranea con un festival organizzato dai GAL Lucani. Nicola Timpone, un appuntamento al quale avete lavorato con grande impegno, vi aspettate tanto? Sì, noi facciamo parte di un progetto transnazionale dove fanno parte 9 GAL, 2 Lucani, 3 Sardi, 1 Veneto e 2 Maltesi. E oggi l'incontro parte da Tito, dove proseguirà domani e dopodomani a Lago Negro. Avremo questo festival della dieta mediterranea, avremo un mercatino dei prodotti tipici. All'interno di questo festival avremo cooking show, avremo... Con due personaggi famosi. Sì, abbiamo il cooking show con uno chef d'eccezione. A parte gli chef lucani avremo Veronica Maia, che è uno chef d'eccezione. In più avremo un importante convegno sulla dieta mediterranea, dove sarà moderato da Rosanna Lambertucci, avremo tantissime iniziative per i bambini e speriamo... Insomma, un fine settimana ricco di iniziative, un fine settimana importante per Lago Negro, che sarà sul Rai 2 per la registrazione del programma Mezzogiorno in Famiglia. Lo chiediamo a Donata Manzolillo della Proloco. Diamo appuntamento a tutti i lagonegresi quando? Diamo appuntamento a tutti i lagonegresi sabato 20 e domenica 21 presso Piazza Bonaventura Picardi dalle 10 in poi. Mezzogiorno in Famiglia è un mezzo per entrare nelle case di tutti gli italiani e far conoscere loro le bellezze naturalistiche di Lago Negro, le capacità e la bravura degli artigiani e dei cuochi. Quindi invitiamo tutti a partecipare, a stringerci e a sostenere la nostra squadra che sfiderà il comune di Terracina, a cui vanno i nostri migliori in bocca al lupo. E noi naturalmente però da buoni lucani faremo il tifo per Lago Negro. Chiudiamo con Nicola Timpone perché vi facciamo vedere questo libro, Fiaba come mangi. Nicola, questo è un progetto al quale hanno partecipato i ragazzi delle scuole elementari lucane e sarde. Lucane, sardi, maltesi e veneti. Per la Lucania ha partecipato la scuola elementare di Latronico e la scuola elementare di Picerno. E questo è un libro dove i bambini lo hanno definito dove i buoni vincono e le cose buone della dieta mediterranea vengono mangiate. Insomma, è anche un'idea regalo per i più piccoli e non solo, visto che siamo in clima natalizio. Noi vi rinnoviamo l'invito a venire qui a Lago Negro per il Festival della Dieta Mediterranea. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento nel corso del TG delle 4. Grazie a Roberto Figiani e ai suoi ospiti. Noi per i luoghi della memoria insieme a Rocco Brancati ci spostiamo a Cancellara per incontrare un maestro della fotografia del cinema italiano che ha scelto per i suoi documentari questo piccolo paese lucano. Cesare Ferzi è un documentarista. Tra le tante cose che ha fatto ricordiamo per esempio la rubrica A come agricoltura in Rai. Dopo i vari giri che ho fatto in Italia e all'estero ho scelto questo paese perché veramente è insolito. È un'Italia anni 50 dove c'è ancora la banditrice, dove c'è un rapporto umano con la gente, con i negozianti, con il sindaco e poi si vive veramente al rapporto umano. E qui in Basilicata hai già realizzato diversi documentari. Sì, ne ho fatti molti, tra l'altro l'ultimo è questo su Don Bosco, i 200 anni. Adesso da questo abbiamo fatto anche con il nostro amico qui dietro, che è Mimmo Saracino, un documentario su il quartiere dei Lambardi, che è molto bello e poi era anche un periodo molto piacevole perché c'era il sole. Oggi è abbastanza
non molto adatto. Non solo, adesso stiamo organizzando un video dei 200 anni dei carabinieri con una infinità di problematiche. L'unica cosa molto interessante è che pare staranno preparando a far diventare santo anche il salvo d'acquisto. Questa è un'anteprima che abbiamo saputo ieri a Bari, che c'era una mostra anche lì dei carabinieri. Qui la prima volta che sei arrivato a Cancellara hai documentato il castello, perché? Perché era un castello abbastanza insolito, perché c'erano delle belle stanze, degli affreschi, dei camminamenti sotterranei, perciò mi è piaciuto il posto e sono rimasto dal 95 che sono qua. Però purtroppo per lavoro abbastanza spesso sono anche in giro in Italia, infatti nei prossimi giorni sono a Roma per un altro filmato. È il momento del TG Lis, la traduzione affidata ad Antonio Parente, in redazione c'è Teresa Fabbricatore. Benvenuti al TG nella lingua dei segni. San Carlo di Potenza. La procura ha chiesto il giudizio immediato per i tre medici coinvolti nell'inchiesta giudiziaria. Il primario Nicola Marraudino e i due cardiochirurghi Michele Cavone e Matteo Galatti dovranno rispondere di omicidio colposo e falso. La ronda di Potenza e il cavò sotto sequestro per un ammanco di 7 milioni di euro. Chiesto un nuovo incontro al prefetto di Potenza. Intanto continuano le verifiche della Banca d'Italia. 2014 negativo per il settore artigianale lucano. Quest'anno in 48 comuni della provincia di Potenza non c'è stata alcuna nuova iscrizione. 165 aziende in meno in totale negli elenchi della Camera di Commercio. Il sindaco di Atella, Nicola Telesca, assicura che non c'è stata alcuna contaminazione radioattiva della discarica. I controlli dei vigili del fuoco sono scattati dopo il ritrovamento di iodio 131 in un camion di rifiuti destinato a Fenice di Melfi. Posizionate 8 grandi travi al nodo complesso del Gallitello di Potenza. Ripresi i lavori per la realizzazione del viadotto che scavalcherà la linea ferroviaria. Fine prevista per giugno-luglio 2015. Ed è tutto, linea allo studio. Ed è il momento di conoscere come sarà il tempo domani, nei prossimi giorni, per tutto il weekend. Le previsioni di Germano Di Leo. Di nuovo buongiorno. Abbiamo detto che l'alta pressione delle Azzorre porterà tempo stabile e soleggiato per diversi giorni, anche se ci sarà un disturbo proprio nella giornata di domenica. Lo vediamo dall'immagine del satellite. Un bacino mediterraneo sgombro da nubi, un primo corpo nuvoloso, sterile, però senza, non produrrà nessun tipo di precipitazione, attraverserà durante la prossima nottata la nostra regione e poi nella giornata di domenica invece dell'aria fredda entrerà dall'Adriatico. Vediamo allora qual è la previsione per questo fine settimana. Partiamo dalla giornata di sabato, dove abbiamo detto ci sarà un cielo poco nuvoloso su tutta la regione, tendente a nuvoloso nel corso della giornata, ma è una nuvolosità rapida di passaggio che non produrrà nessun tipo di precipitazione. Una ventilazione che ruoterà dai quadranti occidentali per mari che si presenteranno da poco mossi lo Ionio a mossi il Tirreno. Vediamo il quadro delle temperature. Le temperature restano un poco al di sopra della media del periodo, 4 la minima a Potenza, 6 a Matera, 12 la massima su Potenza, 16 sulla città di Matera. Passiamo alla domenica. Per quanto riguarda la domenica, una discesa di aria fredda lungo i Balcani influenzerà il tempo anche sul nostro territorio, per cui ci sarà un ulteriore aumento della nuvolosità, soprattutto sulle zone centro-settentrionali della regione, dove ci sarà la possibilità di qualche piovasco e anche qualche fiocco di neve intorno ai 1000-1200 metri. La ventilazione ruota dei quadranti settentrionali e i mari da poco mossi si porteranno a quasi calmi. Entrambi i bacini. Vediamo il quadro delle temperature. Le temperature, abbiamo detto, si abbassano la domenica, 3 la minima a Potenza, 5 a Matera, 8 la massima su Potenza, 12 su Matera. Vi auguro un buon fine settimana.
Bene, il quadro del weekend prevede anche l'indicazione delle farmacie che resteranno aperte per turno nei due capoluoghi. Cominciamo da quelle che resteranno aperte oggi. A Potenza sarà la farmacia Peluso di via Vaccaro, a Matera la farmacia Dinnella di via Cappuccini. Passiamo a sabato. Allora, a Potenza sarà la farmacia Perri di piazza Sedile, a Matera la Guerricchio di via Sturzo. Infine domenica avremo a Potenza la farmacia Brienza di piazza Europa e a Matera la Vezzoso di via Lucana. E anche per oggi abbiamo concluso, vi auguriamo una buona giornata ed un buon fine settimana. Grazie per essere rimasti in nostra compagnia, arrivederci.